Strategia digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online. E business online. A cura di Giulio Gaudiano. Bentornati in una nuova puntata di Strategia digitale. Oggi siamo con Daniele Fortis e come ogni mercoledì siamo qui per scoprire un nuovo libro. Allora Daniele, ti do il mio personalissimo benvenuto, sono molto molto felice di averti qui. Grazie, sono felice anch'io. Allora, tu sei l'autore del libro Scrivere per il web e io sono curiosissima di saperne di più su come è strutturato il libro, di che cosa tratta, ma prima voglio lasciarti tutto lo spazio per presentarti e raccontarci chi sei, che cosa fai e come sei arrivato alla scrittura per il web. Allora, io ho lavorato per circa 12 anni come redattore web nella redazione del sito web istituzionale del Comune di Venezia. Quindi ho fatto proprio il mestiere di, come si dice in inglese, web content editor o web writer, o in italiano diciamo redattore web, e contemporaneamente ho anche svolto una intensa attività di formatore, di docente sui temi della comunicazione web, soprattutto rivolti ai dipendenti pubblici. E da questa mia esperienza è nato questo libro. E poi dalla fine del 2015 mi sono trasferito a Milano e ho iniziato una nuova esperienza professionale. Adesso sono dirigente dell'ufficio per le relazioni con il pubblico dell'ospedale San Paolo e dell'ospedale San Carlo Borromeo di Milano. Diciamo che mi occupo ancora di comunicazione, però non più focalizzata strettamente sul web, ecco. E niente, il libro nasce soprattutto dalla mia esperienza come docente e formatore sui temi della scrittura per il web, oltre che dall'esperienza di redattore, che negli anni ho accumulato molto materiale, molte slide, materiali didattici che ho usato per i miei allievi, e ho pensato che avevo materiale sufficiente per realizzare un libro organico, e da qui è nata l'idea che ho proposto alla casa editrice, è stata accettata, eccetera. Poi, per chi fosse interessato a sapere il mio percorso di studi, posso dire che ho una laurea in lettere moderne e un dottorato di ricerca in linguistica. Benissimo, infatti trovo Scrivere per il web proprio un percorso che ti accompagna passo passo dalle basi della scrittura online a un livello un pochino più avanzato, quindi si vede che dietro c'è un lavoro molto forte e soprattutto strutturato, e tra l'altro il libro è edito da Apogeo, quindi è una casa editrice con cui abbiamo dei rapporti già da molto tempo. Allora, raccontaci un pochino perché scrivere un testo online non è più come scrivere un testo dedicato alla carta stampata, quindi un testo che possiamo leggere su un libro o su un quotidiano. Beh, per vari motivi. Innanzitutto per le diverse caratteristiche della lettura sul web, cioè sul web si dovrebbe scrivere diversamente perché si legge diversamente. I siti web hanno delle caratteristiche peculiari rispetto alla carta. Innanzitutto sono un po' più faticosi da leggere. Studi dicono che la lettura sul web è più lenta di circa il 25% rispetto alla lettura su carta. Poi i siti web hanno la caratteristica di essere degli oggetti in continua evoluzione, cioè mentre un testo cartaceo, una volta che viene pubblicato, è quello che rimane immutabile, un sito web può essere sempre aggiornato nelle proprie pagine, quindi è un oggetto che non è mai finito, non è mai stabile, è molto dinamico. I siti web sono degli oggetti non lineari, cioè hanno una struttura che è legata alla caratteristica principale della scrittura del web, che è l'intertestualità, cioè mentre un libro o un articolo, insomma un qualunque testo cartaceo, di solito ha un inizio, un centro e una fine, un sito web sì, ha una pagina iniziale e poi una serie di pagine interne, ma non c'è nessuna garanzia che il lettore inizi a consultarlo dalla pagina iniziale, potrebbe essere rinviato da un motore di ricerca ad una pagina centrale, e quindi diciamo che il percorso di lettura degli utenti del web non è predeterminato, e di qui consegue che ogni pagina del sito dovrebbe essere relativamente autosufficiente, non dovrebbe presupporre la lettura delle pagine che stanno attorno. In altre parole, i siti web hanno una struttura, si dice, modulare, cioè sono divisi in tanti, come dire, piccoli blocchi di contenuto, ciascuno dei quali è
relativamente autosufficiente, anche se tutti sono interconnessi. Questo significa modularità. Un'altra caratteristica importante dei siti web è l'interattività, e cioè una pagina scritta non reagisce alle nostre azioni, mentre il sito web sì, noi possiamo consultare un database, possiamo effettuare un acquisto online, possiamo inviare un'email, un messaggio, possiamo cliccare su un triangolino e parte un filmato. Quindi diciamo il sito risponde, è responsive, cioè reagisce alle nostre azioni. E da questo deriva anche la necessità di strutturare il testo di conseguenza. Altra caratteristica dei siti è la multimedialità, o come si dice oggi con un termine forse più preciso, la multimodalità, cioè un sito web non è costituito solo da testo, ma contiene anche filmati, audio, podcast, animazioni, e di tutti questi aspetti bisogna tener conto anche quando si scrive. Da tutte queste caratteristiche che ho descritto, discende anche una particolare modalità di lettura, di fruizione dei siti web da parte dei lettori. Innanzitutto, è stato riscontrato dagli studi che i lettori del web utilizzano una particolare modalità di lettura detta scanning, cioè non leggono più parola per parola come di norma, non leggono parola per parola come quando si legge un testo cartaceo, un libro, eccetera, ma si legge un po' a salti, cioè c'è una lettura che si chiama lettura esplorativa, cioè si perlustra la pagina, si fa una specie di scansione e si fissa lo sguardo su alcuni punti che si ritengono particolarmente salienti. Ma la maggior parte degli utenti si comporta così. Gli studi di eye tracking, cioè gli studi che utilizzano, diciamo, una particolare metodica che guarda i movimenti del bulbo oculare degli utenti quando fruiscono di un sito web, hanno evidenziato che gli utenti adottano una modalità di lettura AF, cioè fissano lo sguardo sulla parte alta della pagina, poi nella parte immediatamente successiva l'attenzione diventa inferiore e via via che si scende decresce sempre di più, e quindi questo suggerisce di concentrare le informazioni più importanti nella parte iniziale della pagina dove appunto l'attenzione è massima. E poi in generale, questo direi che è esperienza comune, i lettori del web sono piuttosto sbrigativi e frettolosi, cioè cercano informazioni immediate, risposte ai loro problemi, soluzioni immediate, non sono molto pazienti e sono pronti ad abbandonare il sito se non sono soddisfatti molto velocemente. Cioè, quando noi leggiamo un libro, prima di abbandonarlo magari ci pensiamo un po', mentre con un sito web se non ci soddisfa subito, clicchiamo e andiamo da un'altra parte, perché il web ci offre infinite alternative. E quindi diciamo c'è una grande concorrenza e quindi ci sono migliaia di siti web che competono per catturare l'attenzione del lettore, e quindi se non siamo abbastanza svelti, gli utenti vengono persi. Se non siamo abbastanza bravi a catturare la loro attenzione, rischiamo di perderli. E da tutte queste caratteristiche discendono delle implicazioni per chi scrive che sono illustrate nel dettaglio nel libro. Benissimo, tu hai parlato di diversi studi che hanno analizzato appunto come gli utenti si approcciano ai diversi schermi e alla lettura sui diversi schermi. E, quali sono le regole base per scrivere un testo che sia ottimizzato per il web, quindi sia ottimizzato per i vari dispositivi su cui vengono letti i testi, ma anche ottimizzato poi per i motori di ricerca che permettono Certo. di far emergere quei contenuti testuali, ecco. Allora, non posso ovviamente entrare nel dettaglio perché qui sarebbe necessaria una trattazione di diverse centinaia di pagine, quale appunto è quella che è contenuta Dovremmo nel fare libro. Però una diciamo, puntata di 5 ore. esatto. Allora, diciamo, faccio una rapida carrellata, ecco. Beh, innanzitutto un'indicazione quasi sempre valida è quella di fornire subito all'inizio della pagina l'informazione principale, quindi adottare una struttura, come si suol dire nel linguaggio giornalistico, a piramide rovesciata, cioè si fornisce subito l'informazione principale e poi via via quelle meno importanti. In questo modo, se l'utente abbandona la pagina presto, avrà almeno acquisito l'informazione principale. Si suggeriscono una serie di accorgimenti per facilitare la lettura, ad esempio quello di frammentare il testo in tanti piccoli paragrafi, in modo che lo sguardo possa avere, come dire, un certo sollievo e non trovarsi di fronte ad un muro di parole che è già fastidioso sulla carta, ma sul web diventa intollerabile.
Si suggerisce inoltre di strutturare il testo in piccoli blocchi assegnando a ciascuno dei titoli e dei sottotitoli, perché i titoli, in modo molto sintetico e preciso, fanno capire al lettore di che cosa parla quella porzione di testo. Quindi, anche soltanto scorrendo i titoli, l'utente dovrebbe farsi un'idea di che cosa parla il testo contenuto nella pagina. È consigliabile, dopo il titolo, inserire un piccolo abstract, cioè un piccolo riassuntino che in due o tre righe condensa il contenuto della pagina, così l'utente sa se gli conviene proseguire nella lettura oppure se l'argomento non è di suo interesse. È consigliabile disseminare il testo di parole chiave evidenziate, parole chiave, di solito in neretto, che appunto sono come delle piccole perle di contenuto, dei piccoli segnali che orientano l'utente nella lettura. La lettura è facilitata anche, per esempio, dall'uso di liste verticali, liste puntate, liste numerate, che nella scrittura tradizionale non vengono molto ben viste, ma che invece nel web sono molto utili perché guidano lo sguardo dell'utente, orientano la lettura e contribuiscono alla chiarezza. Gli studi evidenziano che gli utenti preferiscono leggere testi che contengono liste puntate, numerate. Ovviamente bisogna saperle costruire bene, ci sono delle regole per una efficace strutturazione delle liste. Anche le tabelle sono uno strumento molto utile che consente in poco spazio di condensare molte informazioni, quindi quando bisogna presentare dei dati, soprattutto dati numerici, dati quantitativi, eccetera, l'uso di una tabella può essere molto utile e preferibile rispetto a un testo in prosa, diciamo. Poi ovviamente ci sono i link, che queste sono, ecco, i link sono proprio una caratteristica distintiva della scrittura sul web che sulla carta non esiste. E costruire dei link efficaci richiede una speciale abilità che, diciamo, la formazione tradizionale non ci ha dato, cioè la scuola, certamente non ci ha insegnato questo tipo di competenza, no? Non ce l'ha trasmessa. Valgono per il web anche le regole di buona scrittura che valgono per la scrittura cartacea, cioè non è che la scrittura per il web sia un universo completamente distinto, quindi i suggerimenti volti alla chiarezza, alla concisione del testo che si danno per la scrittura tradizionale sono valevoli, anzi a maggior ragione anche per la scrittura per il web, quindi suggerimenti sulla scelta del lessico, sulla costruzione sintattica della frase in modo che sia chiara. Quelli, i suggerimenti che tradizionalmente vengono impartiti per la scrittura su carta sono applicabili a maggior ragione anche nella scrittura per il web. E poi ci sono gli aspetti grafici. Ci sono degli accorgimenti grafici che favoriscono la leggibilità, la cosiddetta leggibilità materiale, cioè la facilità di lettura che dipende non tanto dal contenuto del testo, ma dalla sua veste grafica, dalla sua forma fisica. Quindi una corretta disposizione degli spazi bianchi, la scelta dei caratteri, dei font. Ci sono alcuni font che sono più adeguati e più leggibili alla scrittura, diciamo, sono più leggibili sul web rispetto ad altri che invece sono più adatti alla carta. Ce n'è qualcuno che ce ne consigli in particolare Allora, che tu utilizzi? diciamo che tradizionalmente si dice che i caratteri senza grazie, quelli sans serif, sono più leggibili e quindi consigliabili nella scrittura per il web. Quindi, ad esempio, il Verdana, ad esempio, l'Arial, eccetera, sono più consigliabili per la scrittura per il web rispetto al Times New Roman o altri caratteri che invece hanno le grazie, cioè questi piccoli trattini sulle estremità delle lettere, ecco. Poi ci sono dei suggerimenti riguardanti l'allineamento, di solito si consiglia un allineamento a sinistra, la lunghezza delle righe che non deve essere eccessiva, la scelta dei colori, le immagini, eccetera, insomma tutta una serie di accorgimenti grafici che qualunque web writer, qualunque redattore web, anche senza essere un grafico, dovrebbe saper utilizzare. E infine, come giustamente hai detto tu, c'è tutto il versante della SEO, della Search Engine Optimization, cioè scrivere per farsi trovare da Google, che chiaramente è fondamentale, perché è inutile scrivere dei testi magari eccellenti se poi non vengono trovati dagli utenti che si avvalgono dei motori di ricerca. Allora, la SEO è una disciplina a sé,
autonoma che richiederebbe un libro apposito, quindi io nel libro non la tratto in modo approfondito. Ci sono degli ottimi manuali che anche voi nel vostro sito avete recensito, quindi insomma rinvio chi fosse interessato a questi libri. Io nel mio manuale mi sono limitato a dare dei suggerimenti di base, soprattutto legati alla scrittura, una serie di accorgimenti che facilitano il reperimento delle nostre pagine da parte di Google, in particolare l'uso delle parole chiave, il suggerimento di inserire nella pagina titoli e sottotitoli contenenti parole chiave, il suggerimento di inserire sempre il testo alternativo sulle immagini, che tra l'altro è un suggerimento che andrebbe adottato anche per ragioni di accessibilità. Il consiglio di inserire sempre una mappa del sito, di scrivere sempre testi freschi e non ripetitivi, di non cadere nella sovrottimizzazione, cioè nell'eccesso di parole chiave che poi invece comporta una penalizzazione da parte di Google, perché Google è intelligente, quindi si accorge se noi cerchiamo di imbrogliare, eccetera, insomma. Alcuni suggerimenti di base per ottimizzare i nostri testi ai fini del reperimento da parte dei motori di ricerca. E quando dico motori di ricerca intendo ormai quasi esclusivamente Google. Allora, abbiamo parlato anche di linguaggio, quindi linguaggio per i motori di ricerca, ma linguaggio soprattutto per le persone che Ma devono leggere i certo. nostri testi. Naturalmente, se devo scrivere un testo, ad esempio per un blog corporate, per un blog aziendale, utilizzerò un determinato tipo di linguaggio. Se devo scrivere un testo, non so, per un travel blog, utilizzerò un altro tipo di linguaggio. Come faccio a capire come impostare la comunicazione con il mio lettore, con il mio interlocutore, che tipo di linguaggio utilizza e quindi utilizzarlo a mia volta all'interno dei miei testi e se ci sono qualche strumento che può supportarmi in questa analisi. Allora, adattare il testo al destinatario è fondamentale, fondamentale per qualunque forma di comunicazione e quindi anche per il web. Come posso adattare il mio testo alle esigenze linguistiche del destinatario? Allora, non è una scienza esatta, chiaramente, non è che possiamo usare strumenti che permettono di analizzare il pubblico così come si potrebbe analizzare una sostanza chimica o cose simili. Conta molto l'intuizione, il talento, l'esperienza. Il suggerimento base è quello di mettersi nei panni dei nostri utenti e cercare di scrivere come loro vorrebbero leggere. Chiaramente, se noi dobbiamo scrivere per, non so, scrivere testi per il sito dell'Ordine degli Avvocati, possiamo presumere che ci rivolgiamo ad un pubblico di giuristi, di persone che hanno familiarità con il linguaggio giuridico e quindi possiamo permetterci di usare un certo livello di tecnicità. Se noi scriviamo per un sito di medicina o di, non so, di un'associazione di dermatologi o siti di questo genere, possiamo usare un linguaggio medico abbastanza con un discreto livello di tecnicità, perché sappiamo che ci rivolgiamo ad un destinatario che comprende questo linguaggio. Se invece scriviamo per un sito che dà sì informazioni mediche, ma le dà in modo divulgativo ad un pubblico di non specialisti, chiaramente dobbiamo adottare delle tecniche di semplificazione. Se scriviamo per una internet aziendale, ci rivolgiamo ad un pubblico interno, quindi possiamo anche dare per scontate determinate conoscenze relative all'ambiente, relative, insomma, possiamo usare un po' un linguaggio da iniziati, un linguaggio, come dire, tra persone che si conoscono in qualche modo e che condividono un certo patrimonio collettivo di conoscenze. Il problema è quando si scrive per un sito generalista, che ha un pubblico non ben identificabile, un pubblico molto generico, ad esempio, un sito istituzionale, che si rivolge a tutti i cittadini, a tutta la cittadinanza potenzialmente, e lì è molto difficile segmentare il pubblico, dividerlo in categorie, dire questa pagina è per questo tipo di utente, quest'altra per un altro. Vabbè, allora in quel caso il consiglio è quello di essere più chiari e semplici possibile e di adottare una specie di minimo comune denominatore che possa andare bene per tutti, anche perché di solito nessuno si è mai lamentato dell'eccessiva chiarezza, ecco, di solito ci si lamenta dell'opposto. Sono completamente d'accordo. Ecco. Bene, allora io direi che è arrivato il nostro momento, quindi abbiamo la possibilità di vincere una copia cartacea del libro Scrivere per il web di cui abbiamo chiacchierato fino adesso. Tutto quello che dovete fare è andare sulla pagina guidadigitale.com/libriregalo
inserire il vostro indirizzo email e inserire la parola magica che tra poco Daniele vi svelerà. E il prossimo mercoledì poi verrà estratto a sorte il vincitore e quindi scopriremo chi è il fortunato. Allora Daniele, 1, 2, 3, vai! Allora, la parola che abbiamo scelto è la parola interazione, perché l'interazione è probabilmente la parola chiave del web, è il, diciamo, il perno, la caratteristica principale della comunicazione web, di tutta la comunicazione in realtà, però nel web l'interattività è particolarmente accentuata, quindi interazione è la parola da utilizzare per partecipare a questo concorso. Se chi ha ascoltato questa chiacchierata volesse saperne di più su di te, sul tuo libro, sulla tua attività professionale, dove ti trova? Allora, guarda, io ho un profilo LinkedIn, quindi sono reperibile lì. Non ho un sito per il momento, forse me lo farò in futuro, non lo so. E quindi, insomma, chi volesse avere informazioni dettagliate sul mio percorso professionale, sulle mie pubblicazioni, eccetera, può trovarmi lì. Basta che digiti il mio nome in LinkedIn. E eventualmente, se qualcuno vuole comunicare direttamente con me, posso dargli un'email alla quale può scrivermi, che è molto semplice, danielefortis@libero.it, e sarò lieto di rispondere a domande o qualunque curiosità riguardante il mio lavoro, il mio percorso professionale, le mie pubblicazioni. Benissimo, come sempre qui in descrizione del podcast troverete tutti i link che ha citato Daniele, ma anche il link per scoprire di più sul suo libro, quindi per acquistarlo, e anche il link per partecipare all'estrazione. Allora Daniele, io ti ringrazio per essere stato qui con noi, è stato un vero piacere chiacchierare con te e scoprirne Grazie di più sulla scrittura online. Ringrazio anche Giulio Gaudiano, che è coautore del programma, il fonico Costanza Mineo e radiospeaker.it, che si occupa del nostro sound design. Come sempre ringrazio soprattutto voi che siete arrivati fino qui e vi do appuntamento al prossimo mercoledì. Strategia digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online. A cura di Giulio Gaudiano.